Progetto Pacman, oggi a Bologna il convegno conclusivo di questo progetto europeo. Quale ruolo e quale spinta può dare questo progetto all'agricoltura, all'agroalimentare dell'Emilia Romagna? Sì, questo progetto, innanzitutto il valore di questo progetto è di aver messo in rete alcune importanti realtà agricole e agroalimentari del Mediterraneo, un partenariato che va da Cipro fino al Portogallo. La produzione agroalimentare del nostro Mediterraneo ha sicuramente molte cose da dire in chiave di futuro, perché le nostre produzioni del Mediterraneo sono la base della piramide alimentare e guarda caso sono anche ortofrutta, cereali, pasta, sono le produzioni più sostenibili per questo pianeta che deve essere sfamato e deve cogliere questa sfida che ci vede impegnati da qui al 2050. Questo sicuramente è una cosa importante. Allo stesso tempo il network serve, Pacman serve per organizzare meglio questo messaggio da lanciare nel mondo, ma anche i servizi che servono per internazionalizzare i nostri prodotti dell'agri-food del Mediterraneo, perché ci sono alcune barriere non tarifarie, per esempio, che ne impediscono l'esportazione in alcuni paesi. Cito sempre come esempio la mosca del Mediterraneo, un insetto che abbiamo qui che non esiste nelle Americhe, per esempio, o in Asia, e quindi c'è la necessità di avere servizi per poter rimuovere queste barriere fitosanitarie o zoosanitarie, che ci sono anche barriere che riguardano, ad esempio, la vescicolare suina, che ci impedisse di esportare alcuni salumi nel resto del mondo. Per cui è necessario che l'Europa promuova un approccio sistemico per grandi sistemi produttivi, non lasci i singoli paesi a dover risolvere questi problemi come in parte è avvenuto adesso.